Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Il primo tempo tra le due fazioni, la Lady Soccer contro la Bianca Team, che sta vincendo per ben 2-1. Andiamo a intervistare le giocatrici in maglia viola. Andiamo dal portiere. Ciao. Giungata. Partita che vi vede in svantaggio per questo primo tempo, siete state sfortunate, dopo l'1-0 iniziale vi siete fatte rimontare e ora state perdendo. Qual è la tua analisi di questo primo tempo? Cosa è mancato? L'arbitro, no, non so. Scherzo, no, vabbè, diciamo che non sono riuscita a parare, probabilmente si potevano evitare questi gol, però spero che recupereremo, mo cambiamo un po' di cose. E... Appunto, per il secondo tempo qualche nuova idea? Quali sono queste nuove idee? So, magari un cambio di modulo? Esatto, un cambio di modulo, sì. Va benissimo, ringraziamo la splendida giocatrice della Ladies Soccer, Giungata. Ora andiamo sulla panchina. Siamo nello stato Sanzio. Della Bianca Se Team. Posso. Andiamo a parlare posso. Con Carmela. Carmela, c'ho la voce scesa. Primo tempo che vivete in vantaggio per 2-1 rispetto alla partita scorsa, siete totalmente diverse in campo e più aggressive. Qual è il vostro segreto? È di vincere. Il nostro segreto. A banana Ringraziamo la simpaticissima giocatrice della Bianca Team. Ricordiamo il risultato di 2-1 per la formazione in maglia arancione. Un saluto da Boateng. Ciao ragazzi, eccoci qui nella quarta giornata della Ladies Cup. Siamo qui con le due squadre, Bianca Team contro Lady Soccer. Per la Bianca Team abbiamo la miglior giocatrice della partita, Maria Di Micco. Grande prestazione per lei, tripletta, vince la sua squadra per 5-1, quindi decisivi i suoi gol e le sue giocate. Migliore dei suoi, Giungata, il nome è Claudia, Laura, scusami, Laura Giungata, sei l'unica che praticamente ha lottato fino alla fine, perciò meriti il premio di migliore della tua squadra. Partiamo proprio da te, oggi è mancato qualcosa, a parte un rigore sbagliato dal capitano e la mia partita, però comunque non c'eravate in campo, cosa è successo? Non lo so, c'è stato un calo, diciamo le altre volte forse siamo state un po' più aggressive e combattive, questa volta forse ci siamo un po' lasciate demoralizzare da comunque loro che avevano... Comunque abbastanza aggressività. Più di... Voi che siete state le aggressive nelle altre partite, questa volta vi siete fatti prevalere. E a livello di gioco non siete riuscite ad arrivare molto sotto porta. No. E cosa pensi di migliorare per la prossima partita? Cosa pensi di dire alla tua squadra? Diciamo che bisognerebbe creare più occasioni proprio da gol. Sì, perché la palla stava poco avanti, quindi riuscivamo poco ad attaccare, diciamo, un po' più. Comunque rinvii confusi, sì, molte volte si spazzava il pallone senza. Perfetto, Claudia, grandissimo esame. Laura, scusami, non so. Comunque Giungata, attenzione, comunque Giungata, grandissima giocatrice, non è la prima volta che fa il migliore in campo della sua squadra. Chiudiamo con un ringraziamento, un saluto particolare a qualcuno. A noi? Perfetto, lo ringrazio. Alla mia squadra, volevo dire. No, ormai avevi detto a noi, non puoi tornare dietro. Grazie Claudia, Laura, alla prossima. Ciao, alla prossima. Maria, un siluro delle Veroniche giocate, grandissima intesa con Carmela. Com'è andata questa tua prima partita? Bene. Ti è piaciuta la tua squadra, come girava il pallone? Sì, sì. O c'è qualcosa anche che vorresti migliorare in loro? Un gioco di squadra un po' più. Poi meglio il gioco di squadra, soprattutto a difesa, sì, ci suggeriscono dalla regia. Ho capito. Vabbè, però comunque oggi è la prima vittoria per la tua squadra, quindi ci servivi tu praticamente. Vabbè, comunque sicuramente la tua tripletta è stata decisiva. Questo è il gol più bello dei tre, qual è stato? Secondo, quello più da lontano, diciamo, la botta nel set. Grandissima prestazione per Maria. Chiudiamo con una dedica a questo premio, questa medaglia, dedichiamola a qualcuno, anche al di fuori del torneo, non c'è problema. Che sicuramente ci vedrà da casa. Alla mia squadra e al mio allenatore. Grande l'allenatore. Manolo, figlio di Carmela. Complimenti alle Bianca Team, complimenti Maria Di Micco, alla prossima. Ciao.